Ben arrivati sui Live Radio, buongiorno da Lidia Di Blasio, ben arrivati anche al Bar del Sando. Oggi è 27 marzo e si onora San Ruperto. Come ogni mattina mi piace raccontarvi cosa è successo il 27 marzo, ma di anni passati, perché la giornata di oggi è ancora tutta da scoprire. Il 27 marzo 1861 a Torino, dopo un discorso alla Camera di Cavour, viene proclamata Roma capitale d'Italia. Il 27 marzo 1963 nasce Quentin Tarantino. 27 marzo 1941 ricordiamo l'attacco su Pearl Harbor. La spia giapponese Takeo Oshikawa giunge a Honolulu, Hawaii, ed inizia a studiare la flotta degli Stati Uniti di stanza Pearl Harbor. 27 marzo 1977 ci fu il disastro aereo di Tenerife, nelle Isole Canarie. Due Boeing 747 vengono a collisione. Le vittime furono 583. 27 marzo 1994, torniamo in Italia. Si svolgono le elezioni politiche che vedono per la prima volta la vittoria di Silvio Berlusconi e della coalizione di centrodestra sulle due coalizioni di centro e di sinistra. Ma oggi, 27 marzo 2019, cosa accadrà? Questo lo scopriremo durante la giornata. Intanto iniziamo questa mattina a conoscere il sando della giornata. Buongiorno Pasquale. Cari amici vicini e lontani, buongiorno e buongiorno anche a te Lidia. Buongiorno. Oggi un santo difficile da tradurre. Sì? Sì, esiste soltanto in dialetto credo questa cosa. Addirittura? Sì, il bar del santo festeggia San Giavaite. San Giavaite? Io da abruzzese la posso anche intuire, però raccontaci un po'. Che dire... È meglio fare la traduzione di questo santo, eh? Dici, proprio da tradurre direttamente? Sì, una persona che ciavai è una persona balbuziente. Balbuziente, okay. In dialetto ciavai. Ciavai. Ciavai, okay. Guarda quanto è strano però che le parole proprio nelle lettere, nella forma sono così diverse. Ciavai, balbuziente. Sì, infatti. Bah, sì. Chissà. Spesso di fronte agli imprevisti però succede che una persona, diciamo, normale, inspiegabilmente si inciavaisce. Cioè non sa che cosa dire, inizia a balbettare. Va bene? Tipo, non so. Sì. Certo. Il tuo ingiovaimento più imbarazzante, qual è stato? Allora, da presentatrice magari mi pongo già subito questa questione. E qualche volta pensi una cosa e non ti viene qualcosa e un attimo di panico. Però conviene fermarsi a quel punto. Meglio non dire niente. Però uno si può ingiovaiare, che dice una parola, poi si sbaglia, poi cerca di recuperare. Intanto succede. Anche noi, ora ci stiamo ingiovaino. Eh sì, perché che cavolo stiamo a dire? Che stiamo dicendo? Come mai? Che è successo? Ci siamo emozionati. Però, parte il ciavaio. Però il primo ingiovaimento, per esempio, va alla dichiarazione d'amore, al primo amore. E chi non si è ingiovaiato? Ma le femminucce del bar, per esempio, sono ingiovaite pure loro? E questo sarebbe bello a saperlo. Perché di solito poi il maschietto che fa il passo avanti, quindi dici la femminuccia si ingiovaia pure? Io sono a conoscenza di un buon frequentatore del bar, non faccio il nome. Sì. Che nel cercare di fare la dichiarazione d'amore alla presunta fidanzatina iniziò a balbettare talmente tanto che la poverina disse: oh, è 2 ore che ci sto provando, dai, addirittura questo è un 7-7. Sono 2 ore che ci stai provando, dai, forza.
E vabbè. Queste donne di oggi. Buona giornata a tutti. Comunque. Fallo bravo. Fallo bravo. Bene. Bene, San Giavaiete o San Giavaiate? Poi qua cascano. Dipende dalle zone. Dalle zone, San Giavaiete qua a Pescara sicuramente. San Giavaiete a Pescara. Da San Giavaiate. San Giavaiate, San Giavaiate. Dovremmo che allora ditecelo voi, abruzzesi che ci state ascoltando. Come si dice da voi? San Giavaiete, San Giavaiete, San Giavaiate. E che poi le vocali così partono. A me piacerebbe sapere come si dice in Liguria, per esempio. In Liguria. Dai, su. Dai. Si è ingiovanito, cioè è diventato balbuziente. Bene, in Liguria, in Toscana, in Piemonte, insomma ci seguite da diverse parti. Pier da Torino. Da Torino. Come si dice, Ciava, balbuziente a Torino? Paolo, come si dice balbuziente a Sanremo? Elide, come si dice balbettare a Palermo? A Brindisi. Anche Brindisi. Vero, abbiamo anche una nuova ascoltatore da Brindisi. Angela a Milano. Fateci sapere come si dice dalle vostre parti in dialetto balbettare. Oh, non siate timidi e scrivetecelo sul Bar del Sando, il gruppo Facebook dove ormai i membri crescono sempre di più. Siamo pochi ma super buoni, per cui scriveteci e poi soprattutto seguiteci ovviamente ogni mattina 7:30 con replica alle 8, 9:30, 11 su www.iliveradio.it. Bene, Pasquale, siamo arrivati a conclusione di questo appuntamento mattutino, ma inizio di giornata, per cui una raccomandazione la facciamo sempre. Fate i buoni se potete. Solo se potete. Non è necessario. Ma quasi mai.